Francesco Paolo Michetti, Ettore Spalletti. Due artisti, due mondi, due epoche. Difficile immaginarli meno distanti di quanto non appaiano o forse non siano. Eppure un fil rouge c'è e a farcelo scoprire è la 72esima edizione del premio Michetti al Mumi di Francavilla al Mare fino al 18 novembre. Allestita nel Tempio Michettiano, lì dove è possibile ammirare le due grandi e celebri tele, la mostra ha tracciato un parallelo ardito, quanto interessante, proprio tra Francesco Paolo Michetti ed Ettore Spalletti, interpretati attraverso nuovi paesaggi con e senza figura. I due artisti, seppure vissuti a distanza di quasi un secolo l'uno dall'altro, rivelano sorprendenti punti in comune. Per esempio, la scelta di non lasciare la propria terra d'origine, anche quando arrivarono all'apice del successo internazionale. Oppure l'utilizzo quasi innamorato dei colori unici del mare Adriatico, che verde è come i pascoli dei monti, sì, ma che conserva tra le sue onde esplosive note di azzurro. Cromie che possiamo scorgere in alcune delle opere esposte al Mumi, come questi piccoli scrigni di mare e cielo firmati proprio da Ettore Spalletti. Paesaggi forse interiori, ancor più che vedute reinventate. Nello spazio esteso che intercorre fra le figure di Michetti e le non figure di Spalletti, si inseriscono e si muovono gli 11 artisti invitati a partecipare al premio. Curatrice di questa 72esima edizione è Daniela Lancioni. Ogni artista è presente con più di un lavoro in modo da rendere meno affrettato e più intenso l'incontro con i visitatori. Al termine della cerimonia inaugurale è stato comunicato il nome scelto dalla giuria come vincitore del premio Michetti 2021. I giurati Enzo De Leonibus, Giulia Ferracci e Lucilla Meloni hanno individuato in Leonardo Petrucci di Grosseto, classe 1986, il trionfatore di questa edizione con il suo tappeto quasi volante con vista sul cosmo.